Amici telespettatori del Concosto Giovani Interpreti, siamo qui alle ultime interviste del sabato, quindi finiamo con i pianisti, abbiamo qua tre pianisti, giusto? Come vi chiamate e cosa avete suonato? Nicola, ho suonato un brano del mio maestro, un tango di Otogno, di Astor Piazzolla. Ok, secondo te com'è andata? Non lo so, non lo decido io. Lo sappiamo, però secondo te? Ma io sono abbastanza soddisfatto. Ok, poteva andare meglio, poteva andare peggio. Naturalmente può sempre andare meglio. Può sempre andare meglio, bene. Vai, come ti chiami e cosa hai suonato? Mi chiamo Irene e ho suonato con lui un pezzo a quattro mani di Shostakovich. Com'è andata? Credo bene. Tu hai suonato anche da solo? Sì, io ho suonato anche da solo due brani. Uno era una gondola di Mendelssohn e l'altro la toccata di Berkovich. Quale secondo te è venuto meglio, è venuto peggio, perché? Secondo me, dei miei brani che ho suonato da solo, Mendelssohn, il brano di Mendelssohn è venuto meglio, anche perché era meno incasinato, perché la toccata bisognava proprio rimbalzare sulla tastiera con le mani ed era anche difficile azzeccare le note, quindi credo che meglio come esecuzione sia andata il brano di Mendelssohn. Ok, come avete trovato il pianoforte, la sala, l'acustica, il teatro? Com'è? Bellissimo, il pianoforte era morbido e è stato veramente bello suonarlo, perché io a casa ho un piano verticale e un piano a coda, così credo di non averci mai suonato con uno così. Anche perché questo è un pianoforte gran coda da concerto. Poi la sala era anche bellissima, l'acustica ottima e non ho niente da dire, perfetto. Bene, per te, secondo te, come ti sei trovato col pianoforte? Suonare in una sala così, com'è? Bello, mi è piaciuto il pianoforte, sì, era bello, sì. Beh, bene, bene. Faccio una domanda adesso che sto facendo tutti i ragazzi della vostra età. Per voi che cos'è la musica? Cioè, nel senso, per la vostra età, che cos'è la musica per voi? Beh, per me, secondo me, è come l'inglese, ovvero una lingua che viene parlata in tutte le lingue del mondo, in tutti i posti del mondo, perché è sempre uguale. Secondo me è un modo per comunicare. Una lingua universale. Sì, giusto. Per te? Per me, invece, è una cosa che fai se ti piace, se non ti piace, tanto vale non suonare, perché magari ti puoi annoiare, invece se ti piace proprio suonare, ma ti puoi anche divertire. Ok, per te? È un modo per, non so, scappare dalle tensioni, dall'ansia, un po' un modo per liberarsi da tutti i pensieri e divertirsi. Ok, da quanto tempo suonate il pianoforte? Da circa 5 anni e mezzo. 5 anni e mezzo? Io mi sembra 5-6 anni. Ok. Quasi 8 anni. 8 anni, ok. Faccio una domanda a voi due. È più facile suonare da soli o in due, a quattro mani? Secondo me da soli, perché quattro mani, magari se fai l'accompagnamento devi seguire l'altro, invece nella melodia devi cercare di far capire all'altro cosa vuoi fare. Ok, per te? Secondo me ogni tipo di canzone ha sui pro e i contro, quindi suonare insieme è bello, perché non sei da solo a dover suonare davanti a un pubblico, ma hai l'aiuto di chi ti sta a fianco, ma comunque è sempre difficile stare in sintonia e suonare insieme come se fosse una persona sola, però anche suonare da soli è anche bello, perché si pensa quello che si vuole fare e si ha un'idea unica invece di magari due idee se si è in due persone. Oh.
Anche tre persone, quattro persone. Bene, molto interessante. Invece volevo farti una domanda. Sì. Tu non hai portato un repertorio, tra virgolette, proprio tra quelli più classici, no? Tra quelli che si vedono sempre ai concorsi, ma un repertorio un po' più particolare. Come ce la racconti? Allora, prima di tutto io ho sempre avuto un maestro argentino, che devo dire ha sempre avuto questa passione per il tango, per le cose molto folcloriche. Quindi io più o meno suono questi brani e mi piacciono molto, ecco perché. Poi ad esempio il tango, ho iniziato a suonare il tango un anno fa e da allora non faccio altro. Sono bellissimi. Ok, bene, molto interessante. Vediamo un po'. Se vi chiedessi una cosa bella di questo concorso, che cosa mi rispondereste? Il pianoforte. Non mi è piaciuto veramente tanto. Poi era morbido, tutto era perfetto il pianoforte. Davvero mio. Poi ci sono anche altre cose, le persone, la sala, tutto, l'organizzazione perfetta. Ma soprattutto il pianoforte, bellissimo. Ok, per te? Un po' tutto mi è piaciuto. Non saprei dire. Tutto? Sì. Praticamente tutto ti è piaciuto? Sì, più o meno. C'è qualcosa che non ti è piaciuto tanto? No. No, ti è piaciuto tutto. Per te è una cosa bella di questo concorso? Anche secondo me il pianoforte, perché suonare su uno Steinway a gran coda non è una cosa da tutti i giorni. È sempre bello suonare su un pianoforte come quello. Ok, il fatto di essere in diretta streaming è una cosa che va a vostro vantaggio o una cosa che vi mette ancora più agitazione? Nel senso, voi siete la generazione del live, la generazione dello streaming, la generazione delle storie su Instagram, eccetera, eccetera. Va molto questo canale qua. Come la vivete quando si ha questo canale per una cosa così seria come un concorso? Che aspetto ha? Naturalmente, vedere in streaming un concorso è naturalmente una cosa buona, perché ad esempio se domani ci sono altri concorrenti che verranno possono vedere oggi com'è stato l'ambiente. Secondo me ci sono solo dei pro, dei contro no, è giusto così. Per te? Secondo me vedersi suonare ti può aiutare a migliorare delle cose. Bene, molto interessante. Per te come la vivi questa cosa dello streaming? Che è... Diciamo che il bello della diretta è proprio quello di cercare di suonare tranquillamente, divertendosi e senza pensare al fatto che si può sbagliare o che magari si prende una valutazione più bassa di quella che ci si aspettava. Ok, sfruttando questa cosa che siamo in diretta, chiudiamo l'intervista con i saluti finali. C'è qualcuno che volete salutare in diretta, che secondo voi vi sta guardando o che rimane registrato nell'archivio del concorso Giovani Interpreti? Non lo so, perché io non ho detto a tante persone che vengo a questo concorso e non ho detto a nessuno che trasmettono in diretta. Però se ci fosse qualcuno da ascoltare, saluterei due persone che mi stanno molto a cuore, che vivono in Ungheria, ma non credo stiano guardando. Vabbè, le salutiamo lo stesso. Le salutiamo lo stesso. Sia Mogdico e sia Imi. Ok, tanto noi poi quando vediamo, quando alla fine delle riprese, chi ci guarda, veramente ci guarda tutto il mondo. Chi vuoi salutare? Io vorrei salutare un mio amico che abita a Cipro e da tanto che non ci vediamo. Ciao. Come si chiama il tuo amico? Sebastiano. Ciao Sebastiano. Io, detto sinceramente, non sapevo proprio che si trasmettesse in live questo concorso, quindi non l'ho detto a nessuno. Ma comunque vuoi salutare qualcuno? No, perché comunque tutte le persone che mi stanno a cuore vivono ancora insieme a me. Non c'è nessuno di parenti lontano, amici che sono andati in altri posti, quindi Hai tutti vicino tu, sì. sei fortunato. Sì. Ok, con questi saluti finali noi chiudiamo l'intervista, in bocca al lupo per le votazioni. Grazie. Salutiamo tutti e noi ci vediamo come al solito alla prossima intervista del concorso Giovani Interpreti.